Fame e sete. La vita di ogni uomo è fatta di appetiti. C'è una fame fisiologica, di cibo materiale, ma in ogni uomo c'è anche fame di considerazione, di successo, di approvazione degli altri. C'è fame di felicità, c'è fame di sentirsi amati. Gesù nel Vangelo di oggi usa parole molto chiare e forti. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Notiamo proprio l'attenzione di Gesù ai bisogni dell'uomo. Un Gesù che non è distaccato da quelle che sono le esigenze dell'umanità. Sa che l'uomo ha fame e sete, ma desidera portarci più in profondità, desidera portarci a scoprire che non abbiamo solo fame e sete di cose materiali, ma abbiamo una fame e una sete che sono molto più profondi, a ricordare a ciascuno di noi che ogni uomo, ogni donna è corpo, anima e spirito. E Gesù si propone di nutrire proprio questa fame profonda, che è la fame dello spirito. In che maniera? Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete. Aprire il cuore a Lui, credere in Lui, riconoscendo che è Lui, Gesù, morto e risorto per noi. È Lui il pane della vita. È Lui che sazia la nostra fame e la nostra sete. E forte è anche l'ultima parola. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Mentre per il cibo, per tutti gli altri bisogni, il successo, la considerazione, la felicità, il sentirci amati, sono bisogni che chiedono di essere continuamente alimentati, in Gesù troviamo la pienezza. In Gesù troviamo l'amore. Gesù sazia in profondità e fino in fondo questa fame e sete. È Lui, come ci dice all'inizio del Vangelo, il segno inviato dal Padre. È Lui, Dio, vicino a ogni uomo, a ogni donna.